Per il faccia a faccia, Stefano Tonut, benvenuto e piacere di conoscerti. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Adesso tra poco ti sentiremo anche, però ti vediamo. Sicuramente con quel sorriso e con io posso leggere il labiale, sono in grado di farlo. Ha detto grazie. Non si sente? O qualcosa del genere. Vabbè, mazza, hai studiato anche, per... ha detto anche è veramente un piacere essere qui. Che belle facce che avete voi due, soprattutto quello a sinistra. Però grazie comunque per il complimento. Grande, insegnano bene al. Visto, no, al classico, io insegno al labiale. Insegno. Mi sentite? Live. Lo sentono, perfetto. Allora, intanto, Stefano, tu puoi parlare con i nostri utenti, con chi ci sta guardando, con chi ti sta guardando. Con noi magari parliamo dopo, tranquillo. Ma soprattutto non so se hai avuto modo di sentire quello di cui stavamo parlando, perché potrebbe essere un argomento perfetto da trattare insieme a te, perché stavamo parlando di League of Legends, di contesto e-sportivo, di un gioco, un videogioco competitivo che si gioca proprio 5 contro 5, sì. In cui però spesso in questo contesto, insomma, di videoludico, fammi una prova audio, che così vediamo se ti sento. Mi sentite? No, mi sentite, niente. Però se volete mi potete dare una cuffia, lo sì, sento da là, non mi offendo se dovessi avere una cuffia in testa. Anzi, fa molto professional. Stefano. Sì. Oh, eccoci, per fortuna almeno ti posso sentire. Allora, sembra che stessi vaneggiando, in realtà un cercavo di prendere tempo per la regia. Non so se tu hai mai approcciato agli e-sport, ai videogiochi competitivi sostanzialmente. Onestamente no, non sono un grande appassionato di videogiochi, cioè diciamo gioco qualcosa per la Play, ma per il computer o comunque a livello un po' più professionale no, ho perso questa abitudine quando ho finito le superiori, onestamente non so perché, anzi mi è tornata un po' in quarantena, ovviamente con il tempo un po' più a disposizione, però videogiochi forse anche per la mancanza proprio di tempo nella vita, in senso. Esatto, c'è chi invece investe tutto il proprio tempo, quasi proprio come fa un atleta, per poi competere in tornei e competizioni professionistiche all'interno di videogiochi. Esistono per esempio i mondiali, gli europei di NBA 2K, per esempio il videogioco dedicato al basket, e noi stavamo parlando con Andrea di League of Legends, di squadre che cambiano roster in continuazione, si scambiano i giocatori eccetera eccetera, rinunciando forse un po' troppo spesso all'elemento fondamentale di un gioco di squadra, ovvero la squadra. E tu che sei un giocatore di basket del Venezia, ma anche della nazionale italiana, caso strano, basket 5 giocatori, League of Legends 5 giocatori, che importanza ha l'elemento team, l'elemento squadra per te? Per un gioco di squadra direi fondamentale, e proprio a differenza del singolo, diciamo dello sport individuale, ovviamente non ti basi solo su te stesso ma su tanti componenti, ovviamente, che fanno parte della squadra, dai giocatori allo staff tecnico, allo staff medico, quindi un po' tutto l'insieme, ecco. È una cosa fondamentale se vuoi poi avere del risultato, ecco, che è ovviamente l'obiettivo di, credo, di qualsiasi giocatore. Poi quindi ovviamente adesso io non so esattamente come veramente funzionano i videogiochi, però
E a livello invece, senso, nella vita reale, l'approccio ad andare in palestra, a trovare altri compagni e condividere tantissimi momenti con loro, positivi e negativi, ovviamente, secondo me ti aiuta poi a crescere dentro e fuori dal campo. Allora, intanto riferisco ad Andrea quello che hai detto, così non lo estromettiamo dalla conversazione. No, ma infatti ovviamente lui non c'ha la... No, adesso ovviamente ci stanno persone, tu non le vedi, ma ci stanno Mattia, Nicolò, Michele in giro che stanno cercando di sistemare la situazione, ci riusciranno. Però Stefano ci diceva come... Non solo ovviamente in un gioco di squadra l'elemento squadra è fondamentale, ma quanto questo concetto di squadra in realtà si amplia anche non solo ai giocatori, ma anche allo staff, no? Allo staff, certo, tecnico, i medici. Stare a stretto contatto tutti i giorni tra la palestra, il campo, gli allenamenti, è fondamentale per loro. Ecco, però ci stavamo chiedendo anche con Andrea, stavamo dicendo: quanto è invece poi il singolo, i sentimenti del singolo giocatore che poi possono influire sul gruppo, sulla squadra, e quando è che poi invece gli interessi del singolo giocatore devono essere messi da parte per il bene della squadra? Ma questa è una bella domanda, ovviamente ampia, e devo dire che, in senso, le motivazioni dei singoli portano poi avanti i risultati, in quel caso, della squadra. Quindi le motivazioni il singolo deve averle assolutamente per poter poi contribuire a un rendimento ovviamente positivo alla squadra. E come dicevi te, però, ci sono certi momenti dove da persone mature, giocatori maturi in questo caso, bisogna mettere da parte, ecco, l'egocentrismo, l'egoismo per la prestazione individuale, per il bene altrui, bene in questo caso della squadra, proprio per l'obiettivo comune che ho detto prima e lo ripeto ancora, ovviamente è il risultato. E quindi, onestamente, si tratta di capire proprio il momento giusto, ed è quella ovviamente la difficoltà e la bravura dell'atleta, ovvero cercare di avere sempre le motivazioni a mille, quindi al massimo, però cercare di capire anche quando è il momento di fare una determinata cosa e quando è un determinato momento di fare un'altra. Quindi magari nel nostro caso la pallacanestro, ecco, un aiuto per un compagno, e un passaggio, una difesa o una rinuncia di un tiro, ecco, possono e di solito fanno la differenza. E senti, ti è mai capitato nella carriera di arrivare a quel punto, oppure di doverti imporre in qualche modo, di farti da parte per la squadra o viceversa? Beh sì, onestamente capita comunque, non a me, nel senso in generale, ovviamente anche a me, nel senso non era quello che volevo dire, però capita settimanalmente, veramente quasi, sì, veramente settimanalmente, dipende dalla partita a partita, però quello che ho detto prima, ovvero se un giocatore è maturo, è un'esperienza tale che riesce, diciamo, a aiutarsi da solo, ma aiutare anche i compagni, facendo in modo di, come ho detto, di magari prendersi delle responsabilità quando il contesto ovviamente glielo permette, e magari a concedere delle responsabilità a, in questo caso, il compagno di squadra, quando magari è, che ne so, più caldo in quel momento, più in forma, ecco, così, cioè, diciamo che succede e deve succedere settimanalmente o comunque anche giornalmente. Quindi tu mi hai fatto una domanda se è mai successo, e ti dico che succede veramente spessissimo, ed è giusto che sia così, perché comunque il farsi da parte non è un gesto di
menefreghismo oppure di paura o comunque sì, di non aiuto alla squadra, anzi a volte può essere veramente un aiuto semplicemente sì, non dovendo forzare ecco il tutto, ma come ho detto aiutando il proprio compagno, ecco, questo è proprio l'essere, credo, un compagno di squadra e una squadra poi nell'insieme, ecco. Beh, speriamo che almeno queste parole siano di, se ci sentono, che siano d'aiuto. Vabbè, sì, possono sempre recuperare la clip o il pod sul nostro canale Twitch. Ma senti, non si è sentito? No, sì, si è sentito perfettamente. No, dicevamo che queste parole saranno sicuramente preziose invece a quei membri di squadre, insomma, che si sfaldano, che preferiscono, che anzi mettono avanti interessi personali a quelli della propria squadra, o che siano staff o player, insomma, non cambia. Senti, invece veniamo a te, perché di recente, proprio nell'ultima partita contro Varese, tu hai segnato, insomma, il tuo uno dei tuoi record di punti in Serie A. Sei in un momento, vieni da un paio di stagioni, insomma da due stagioni, la stagione scorsa miglior giocatore del campionato, quindi sicuramente in un momento di forma esplosiva. Ma noi poi trattiamo più dei campionati, ci interessano le nostre nazionali. Come ti vedi tu oggi in questo momento nel panorama del basket italiano, e puoi anche dire se ti ritieni il migliore, lo puoi dire, non ci offendiamo. Non fa parte di me comunque. Innanzitutto rispondo informissima, non proprio, perché mi trovo a casa in quarantena, quindi per la seconda volta. Benissimo. Purtroppo in questo momento. Però no, che tempismo, senso, proprio sperando, non è riuscito, esatto, non eri stato a novembre, mi sembra, già. Sì, ma già sotto del Covid 2020. Del 2020, ok, allora era sì, datato. Vabbè, comunque speriamo ovviamente che duri il meno possibile. Sì, per rispondere a te, sicuramente la stagione scorsa e anche questa, quindi negli ultimi due anni, ci sono stati dei risultati a livello personale molto importanti, a livello individuale nei campionati, e a livello individuale di squadra comunque con la nazionale quest'estate, soprattutto che abbiamo portato a casa un risultato magnifico e fantastico, che era prima la qualificazione alle Olimpiadi, che non avveniva da tantissimi anni per la nazionale italiana di pallacanestro, e poi aver svolto le Olimpiadi a Tokyo, finendo comunque quinti su tutte le squadre del mondo. Quindi onestamente è un risultato ovviamente importantissimo, però soprattutto la partecipazione a un evento così fantastico e memorabile veramente. E questa stagione diciamo sta andando con degli alti e bassi per la squadra, però onestamente abbiamo tutte le carte in regola per ancora riprenderci. E a livello personale sto cercando di dare, come ho fatto l'anno scorso, il massimo. E tu hai riferito al premio dell'anno scorso, comunque, che è stato un po' un coronamento della stagione, che era l'MVP italiano e l'MVP del campionato. E diciamo che ovviamente l'anno l'anno successivo, poi, quindi quest'anno qua, è sempre quello un po' più difficile, però sto cercando veramente, come ho detto, di dare sempre il massimo. E ricollegandomi a prima e alla domanda onestamente che mi avevi fatto prima in precedenza, ti dico che ovviamente il titolo, un titolo così importante giocato in una squadra comunque con tantissimi giocatori comunque di altissimo livello, dove ognuno comunque si spende per
l'altro è un motivo di orgoglio ancora più importante, perché non è stato quello l'obiettivo finale, ovviamente cercare di vincere l'MVP, ma cercare di giocare al meglio le partite con più costanza possibile e rendimento possibile. E questo ovviamente è successo, ed è successo ovviamente anche grazie ai miei compagni dell'anno scorso. Quest'anno, come ho detto, è difficile ovviamente ripetersi, perché a prescindere in qualsiasi cosa è sempre difficile, perché c'è gli occhi puntati addosso, perché tutti giocano magari alla morte contro di te, vogliono dimostrarti di più, però anche quest'anno, come l'anno scorso, onestamente non è il mio obiettivo. L'obiettivo sicuramente è quello di giocare, come ho detto, e avere il rendimento più costante, più alto possibile per la mia squadra ed aiutarli, però non è il mio obiettivo, e l'obiettivo è fare bene per la squadra, che ripeto è, ricollegandomi con la domanda che mi hai fatto prima, l'obiettivo comune, ecco, di una squadra è cercare di portare a casa il risultato, quindi la partita vinta e non persa. Sì, l'altra settimana prima della positività e Covid sono riuscito a comunque stabilire, nel senso, un mio record personale, che poi è stato poco importante, perché comunque abbiamo perso, come ho detto fino adesso, però onestamente la cosa che reputo importante in queste situazioni, ma come ho detto nel tutto il contesto, è quella di uscire sempre a testa alta, ecco, dopo una partita, che sia come l'altra volta a 30 punti o a 5 punti o a 0 punti, l'importante è uscire a testa alta, essere contenti di quello che si è fatto e spendendo ovviamente il massimo e tutte le energie che si hanno, ecco, per te stesso sì, e per la squadra. Poi se gli altri sono più bravi, gli stringi la mano e continui comunque per la tua strada. Vabbè, quello fa parte dello sport, anzi è lo, esatto, sport, insomma, se l'avversario è più forte e ti batte non si fa altro che fare tanto di cappello e tornare in palestra ad allenarsi di più. Questo è l'obiettivo. Esatto. Questo è l'obiettivo, di solito è anche ciò che contraddistingue un atleta vero, mm-hmm, o quello che si può definire atleta vero, da un atleta wannabe. Da un wannabe in atleta, vabbè, ma ce ne sono tanti, tanti, ce ne sono, tanti. Senti, ma posso sta cosa? Poi canestri per casa, no, lo volevo spostare perché ce l'avevo dietro, guarda, no? Che ci sta bene, ci stava benissimo nella scenografia. Sì, era da qualche parte ce l'abbiamo anche noi. E guarda, se vuoi a fianco ci abbiamo anche. Anche un pallone che possiamo utilizzare. Ah, esatto, cioè abbiamo anche quello piccolo, probabilmente esattamente di quello là. Cesto là, quindi siamo perfettamente in pandan, come si dice. Io questo adesso senza rompere niente lo lancio, anche questo ho rischiato di rompere qualcosa, questo magari no, perché sennò Mattia mi uccide. E Sangino in chat, che comunque quest'uomo è bellissimo, riferendosi, penso, a Vischio. No, penso, non credo. Credo che sia Stefano. Va bene, ovviamente Stefano, fioccano i complimenti anche in chat. E senti, Matteo, io non vedo la chat, però... No, la chat su Twitch, non su... Non dal programma su cui facciamo la chiamata noi. Te la riferiamo. Comunque ti riferiamo. E Vischio anche, niente male. Grazie Sangino, grazie, perché questi sono soldi di psicanalisi risparmiati per Andrea. E dicevo, Stefano, hai parlato dell'avventura di Tokyo, la splendida avventura delle Olimpiadi. Forse la nazionale, quella di basket, forse la nazionale che tra tante ci ha fatto sognare, probabilmente quella che più è uscita con rammarico, almeno così mi immaginavo, anche se tu ne parli
ne parli bene, cioè ne parli come un'esperienza eccezionale, l'hai definita. E ci speravate, c'era effettivamente la speranza di arrivare a podio a Tokyo, oppure comunque il quinto posto è un posto che vi sta comodo? Beh, allora il discorso è veramente lungo, l'argomento un po' lungo. Onestamente, per come è andata, ovvero dopo tantissimi anni che, diciamo, la nazionale, come ho detto, non andava all'Olimpiade, il sogno Olimpiade, e, per noi che abbiamo iniziato quest'estate la preparazione, era qualcosa ovviamente di impensabile, ma non solo per, senso, gli addetti ai lavori, un po' per tutta la gente, proprio perché non arrivava da tanti anni e con una soddisfazione così grande, e poi perché soprattutto era una nazionale quasi del tutto nuova, con tanti volti nuovi o comunque con in nazionale non tantissima esperienza. E è vero che tutti i giocatori poi individualmente proprio l'anno scorso hanno fatto esperienze importanti, chi in Eurolega, chi in NBA, chi all'estero e chi in Italia hanno avuto esperienze importanti. Questo poi ha influito ovviamente sull'affiatamento del gruppo, perché noi, essendo comunque una squadra, sì, come ho detto, un po' più nuova per tanti altri in nazionale, e per comunque noi giocatori ci conoscevamo già da tanti anni, e non vedevamo veramente l'ora di avere questa occasione, ecco, quindi era un po' anche una voglia di rivincita. E quando siamo andati in Serbia per giocarci il preolimpico, ovvero con quattro squadre, noi altre tre, compreso ovviamente la Serbia, in Serbia a Belgrado, nessuno ovviamente ci credeva, a parte magari noi che avevamo questo spirito, ecco, di rivalsa, e nei confronti un po' in generale, cioè anche nei nostri confronti. Quindi credo che sia stato quello l'inizio più bello in assoluto, che poi ha portato il risultato più importante comunque, che era la qualificazione all'Olimpiade, come ho detto, in Serbia contro i serbi. E poi da lì, una settimana dopo, abbiamo iniziato il raduno per l'Olimpiade, che era qualcosa di non so, un sogno che era quasi inimmaginabile per tutti noi. Quindi ce lo siamo goduti dal primo all'ultimo istante, da quando siamo partiti, dal viaggiare insieme a tutti gli atleti italiani, all'arrivo alla Casa Italia, alla cerimonia d'apertura e a tantissime altre cose ovviamente. Quindi quelle sono state delle emozioni importantissime. Poi il risultato, ovviamente noi siamo andati là per cercare di arrivare più in alto possibile, perché non eravamo appagati di essere là e basta, ecco. Però eravamo lì per giocarci le nostre chance, perché comunque sono 12 squadre e quindi, in senso, volevamo giocarci le nostre carte, perché avevamo fatto bene proprio poche settimane prima. Quindi onestamente, per la domanda che mi hai fatto te, non siamo assolutamente delusi. È logico che c'è sempre del rammarico in competizioni così importanti, ovviamente ancora di più, però per tutto quello che ti ho detto, quindi la squadra nuova, il contesto che non si andava da tantissimi anni alle Olimpiadi, in più abbiamo finito comunque nella quinta posizione, abbiamo giocato quarti di finale comunque contro la Francia, uscendo praticamente per pochi punti e per poche situazioni, contro una squadra che poi è arrivata seconda all'Olimpiade, contro l'America. E onestamente, se mi riguarda indietro, veramente ci sono soddisfazioni immense, emozioni grandissime, e quindi non c'è anche lì, diciamo, il rammarico che poi può esserci e può esserci stato all'inizio, ovviamente dalla delusione dopo la partita. Dopo, man mano che passano i mesi, ovviamente comunque ti rendi conto del cammino e sei fiero di quello che hai fatto, ecco.
sono andato per le lunghe. Però volevo spiegare un po'. È giusto. L'avevi anche messo in anticipo che sarebbe stata una storia lunga, ma è giusto. Sì, perché fosse... chi magari non è mastica, in senso non è così scontato da capire, magari vede il risultato quinta posizione alle Olimpiadi, che comunque è buono onestamente, però se non sai precedente e i precedenti magari si aspetta altro. No, infatti hai fatto benissimo. In realtà la mia domanda era rivolta proprio a questo, nel senso è ovvio che per un atleta il quinto posto messo a confronto con un podio olimpico lì per lì sicuramente può lasciare un po' l'amaro in bocca, però se poi si guarda tutto un po' dall'esterno con uno sguardo un po' più ampio, che è un po' quello che possiamo dire anche dell'argento di Sofia Goggia, non so se stai seguendo le Olimpiadi invernali, insomma i risultati. Sì, adesso che ho un po' più tempo, sì. Sulla Goggia, che sicuramente aveva tutte le prospettive per un oro olimpico, l'argento per uno spettatore esterno magari potrebbe sembrare appunto un secondo posto, un normalissimo secondo posto, eppure poi si allarga l'inquadratura, si vede tutto il contesto e viene fuori appunto, esatto, l'importanza, l'atleta l'importanza del momento sportivo. E così sicuramente per la nazionale di basket. Sì, esatto, uno prima di giudicare qualsiasi cosa dovrebbe prima ovviamente accertarsi o comunque informarsi su quello che è avvenuto, come hai detto te giustamente per Sofia, però in generale, ecco, quindi era giusto precisare, ecco, elogio che il podio sarebbe piaciuto, credo, a tutti. Però già, fidati che già andare alle Olimpiadi è qualcosa di incredibile. Mi fido perché non ci sono andato mai e credo che non ci riuscirò mai, e quindi non posso far altro che fidarmi, ma insomma è una cosa evidente. Anche se il tuo talento nel curling mi lascia ben anche sperare. Se esatto, svilupperò anche io le mie skill. E senti, però rimaniamo allora in tema nazionale, visto che hai parlato, l'hai detto anche tu, una nazionale comunque rinnovata, tanti volti nuovi, tanti giovani che hanno raggiunto questo risultato importante, storico, e qual è quindi il prossimo obiettivo della nazionale italiana, se vi siete posti un obiettivo dopo Tokyo? Beh, sì, assolutamente. Allora, innanzitutto per risultati ovviamente ci siamo posti l'obiettivo di continuare, come ho detto prima, con questa squadra nuova, continuare a spingere il più possibile, perché comunque gran parte, il 98% nel senso, hanno 25, 26, 27 anni, anzi la media sarà quella dell'età, e quindi riesce a lavorarci anche da adesso fino a per un po' di anni, ecco, quindi in futuro. E questa è ovviamente la cosa principale. Adesso come adesso avremo degli impegni molto importanti, ovvero le qualificazioni mondiali, i primis, che sono delle finestre durante l'anno e durante la stagione sportiva, e sono delle finestre che poi ti portano proprio a qualificarti al mondiale che sarà il prossimo anno. Quindi la prima cosa sono, ad esempio la prossima settimana andremo a giocare due partite con l'Islanda, sperando ovviamente di uscire da questa quarantena, però andremo a giocare due partite con l'Islanda e poi avremo un'altra finestra comunque più avanti, e anche quest'estate un'altra, quindi riusciremo a capire se passeremo alla seconda fase per questa qualificazione al mondiale che ci sarà il prossimo anno, che è ovviamente un avvenimento molto importante. E quest'estate poi ci sarà l'Europeo a Milano, che inizierà a Milano, che è ai primi di settembre, quindi è un altro avvenimento importantissimo. E noi vogliamo arrivare ovviamente carichi, come ti ho detto in precedenza, perché abbiamo comunque tutte le carte in regola per migliorare, e i risultati magari
all'inizio saranno difficili, però come ti ho detto, per una squadra del tutto nuova che ha tanta voglia di emergere, nulla è proibito, ecco. Nulla deve essere proibito, ancora... soprattutto, cioè, poniamoci obiettivi alti, i giovani vanno spronati, no? Sì, secondo me sì, più che altro perché se ti poni degli obiettivi bassi poi magari ti viene a mancare e ti autolimiti, non so come dire, per arrivare a quegli obiettivi, quindi nella preparazione, negli allenamenti e tutto il resto. Quindi per spingere al massimo devi avere ovviamente anche degli obiettivi importanti. In questo caso ce ne sono, come ti ho detto, due importanti e poi... speriamo che ci sia anche l'Olimpiade, sì, esatto, l'Olimpiade di Parigi, però adesso non guardo troppo in là, ecco. Le finestre delle qualificazioni mondiali sono molto importanti e poi avremo l'Europeo. E quindi Europeo da giocare in casa, e secondo te la nazionale italiana a che livello è? Rispetto a quelle europee, hai citato la Serbia prima, hai citato la Francia, argento olimpico, quindi diciamo che il sentimento di vendetta, revenge, il revanchismo ce l'abbiamo, sì, sicuro. Basterà, sì, quello. Il punto è che paradossalmente è più facile fare un'Olimpiade che nell'Europeo o il Mondiale. E adesso ti spiego il motivo. All'Olimpiade vai in 12 squadre e le 12 squadre sono di ovviamente tutto il mondo. Al Mondiale c'hai ovviamente le squadre qualificate, ma se non sbaglio 32 squadre, comunque le più forti, con gironi ovviamente più grandi e più numerosi dell'Olimpiade, che c'erano tre gironi da 4, se non sbaglio, ma credo di sì. L'Europeo, tra l'altro, è ancora probabilmente più difficile perché ci sono tantissimi paesi e tantissime squadre, ovviamente, che arrivano dall'Europa. E, come hai detto te, hai citato la Serbia, ti posso citare la Slovenia, la Croazia, la Germania, la Spagna. Ce ne sono veramente, noi ovviamente, ce ne sono tante che magari non erano presenti all'Olimpiade. Quindi paradossalmente per questo motivo qua l'Europeo barra mondiale è più difficile di una Olimpiade. E quindi in quell'ottica là uno dice sì, avete fatto quinti all'Olimpiade e allora l'Europeo lo vincete a mani basse o comunque arrivate sul podio. Però non è proprio così, ecco. Quindi come ti dicevo prima, il nostro obiettivo sarà giocare l'Europeo in casa e al massimo ovviamente proprio davanti ai nostri tifosi far bella figura sicuramente, ma portare a casa un risultato che sarebbe speciale. Beh, sarebbe veramente un risultatone, oltretutto appunto giocando in casa, però hai fatto bene, insomma, a dare un giusto contesto anche alla competizione, perché è chiaro che le avversarie da battere saranno tantissime, ma se l'obiettivo poi è il mondiale, e io ci guardo a Parigi perché alla fine è il 2024, sono due anni, è proprio dietro l'angolo, è il caso di iniziare a mettere in cascina un bel po' di successi, insomma. Tu ci guardi, lui è giusto che non ci guardi. Un passo per volta, voglio dire. Giusto, lui un passo per volta. Allora, intanto è riapparso Marco, il meglio di Atleta TV. Sì, che vabbè. che porta la domanda definitiva, direi. Anche la domanda di chiusura di questa intervista. Va bene, ok. La leggi tu, prego, ah, la no, legga. La leggo io. Senti, e secondo Marco la domanda più interessante che tu possa ricevere questa sera sarà ti è piaciuta Teora, il più bel paese dell'Abruzzo? Teora. Teora, almeno Teora. Teora. Sì, sì, è un paesino piccolissimo, però mi è piaciuto. Sono andato quest'estate
con la mia compagna, mia fidanzata, e diciamo ci siamo spassati. Ovviamente, come ho detto, è un paesino comunque in Abruzzo piccolissimo, con pochissimi abitanti. Che però, evidentemente conoscete tu, la tua ragazza e Marco Di Nicola. Sì, esatto, probabilmente 4-5. Marcolino Di Teora, va bene, salutami Bianca. Evidentemente c'è qualcosa. C'è qualcosa. Ci sono degli insight di cui non conosciamo. Ah no, vedi, si conosce con Bianca da quando sono nati. Ah, ok, perché sono paesani. La tua ragazza quindi è di Teora. Sì. Ah, cioè, ok, sì. Ok, vedi, sono paesani e quindi... Ho capito. Si sono ritrovati. Bene, bene, parlare... fa piacere portare l'italianità. Sì. Parlando proprio di nazionali italiani di basket. Quindi grazie Marco per averci portato sempre domande interessanti. Solo per farti capire... Andrea Buzzao è andato a cercare Teora su Google per verificare da professionista. Vedi, da professionista va a verificare la fonte. Sta tutto in una foto comunque, molto, molto bene. E sta tutto in una foto, va bene. Va bene, non sa nemmeno Google dove sia. Vabbè, mo Marco, non esageriamo. Google arriva anche a Teora. E quindi, Stefano, intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Mi dispiace aver chiuso una bellissima intervista in questa maniera, ma viva l'arrosticino. A questo punto mi viene da dire viva la rustella. Per dirla all'abruzzese. Già. Andrea, hai altro da chiedere riguardo te? No, a me solo che stavo leggendo Paesino dell'Abruzzo, qua mi dice vabbè, niente, arriviamo dopo a precisazioni geografiche. Va bene, approfondiremo. Bene, Stefano, io mi ha fatto veramente un sacco piacere, spero che tu voglia possa intanto uscire dalla tua quarantena e poi tornare qua quando vuoi, ovviamente. Grande, grazie dell'invito, è stato un piacere. Un abbraccio in bocca al lupo. In bocca al lupo per tutto. Per la tua stagione e per quella della nazionale che in estate, insomma, avrà il suo bel da fare.